Ecco, se avete sentito il rumore di questa Twingo, capite che non è esattamente una versione 1000, per le signorine che vanno a fare la spesa o per i signori che hanno bisogno di fare 150 km con mezzo litro di benzina. Questa infatti è la Twingo Gordini, è la Twingo S, è la Twingo votata alla sportività e alle corse, potremmo dire? Sì, ma sempre ovviamente dando un'occhiata non soltanto ai consumi, ma anche ai limiti di velocità. Piccolina, comoda e facile da guidare, soprattutto incollata al terreno. Poi vi faremo vedere come va in strada. Intanto vi faccio vedere il design, che è molto aggressivo, con queste due bande che contengono la G, non di Gucci ma di Gordini, noto costruttore, che dà grosso carattere a questa Twingo, che diventa quasi da corsa. Adesso io vado a spostare la macchina perché sta arrivando una persona da dietro, anzi no, sono biciclette, per cui ci passano facile. Vi faccio continuo a far fare il giro della vettura insieme ad Andrea, facendovi notare anzitutto la linea, appunto, di cui parlavamo prima, che diventa molto più aggressiva grazie ad alcuni accorgimenti. Vi faccio vedere anche, soprattutto, i cerchioni, che neri danno grande aggressività, ma soprattutto ve la faccio vedere dentro, perché voi dite, in quanti ci stiamo qui? Due? 3? No, ci stiamo anche in 4, perché grazie a un ottimo escamotage studiato da Renault possiamo portare avanti e indietro, a seconda delle necessità, i sedili posteriori. Abbiamo bisogno di capacità e vano di carico? Allora non faremo altro che tirarli avanti. Ci serve invece mettere una persona come me dietro? Semplicemente andremo a tirare indietro i sedili. Per cui davvero comodo, io ci sono salito, non ve lo faccio vedere adesso perché a scendere invece faccio un pochino più fatica. Questo intanto è il baule con tutto quello che ci può stare. Vi faccio vedere anche ovviamente davanti, tanto qui portiamo indietro e vedete che anche per le gambe un minimo di spazio c'è. Da notare invece il gruppo ottico anteriore, con questi grandi fanaloni che sembrano quasi occhi con le sopracciglia, e anche le luci di posizione, che rimangono accese a dare ulteriore carattere. Avete visto che sono sceso senza grossi problemi dai sedili anteriori. Vi faccio vedere la bella pedaliera in alluminio, o simile alluminio, che Renault ha scelto per questa versione. Versione che noi adesso andiamo a provare in strada insieme ad Andrea. Bene, amici di HD Magazine Motori, siamo sulla nuova Twingo Gordini. Gordini, ex costruttore, ex pilota, dà il nome a questa versione cattiva. Non cattivissima perché è la via di mezzo tra le sportive della serie Twingo, 1200 di cilindrata. 100 i cavalli a disposizione sotto al cofano per una tenuta di strada davvero molto molto buona. Col fatto che ha le ruote quasi agli spigoli della carrozzeria, quindi un passo abbastanza lungo, non si innescano mai fenomeni di sovra o sottosterzo se non portata al limite, e lo rileviamo proprio in questa strada mista che stiamo facendo qui sulle colline della periferia lecchese, a questo punto perché non siamo più a Milano. Vi parlo un po' di sterzo e di frenata. Sterzo molto buono, non leggerissimo in manovra, ma comunque mai troppo pesante. Si appesantisce il giusto. Quando si superano i 100-120 km/h diventa veramente rigido, sportivo e comunque sempre abbastanza diretto. Poi molto bella la corona del volante con i richiami, con queste due bande bianche che fanno tanto racing. Vi parlavo di frenata. Allora, frenata dobbiamo fare un discorso un po' particolare. Molto buona per quanto riguarda gli spazi di arresto, l'ABS entra proprio se spremiamo a fondo il pedale del freno, quindi morde bene l'asfalto con le gomme. Però abbiamo avuto un paio di occasioni in città dove ci hanno convinto poco, ovvero durante l'uso stop start, semafori, città, si parte, ci si ferma, il pedale in un paio di occasioni
ha avuto una sorta di indurimento e per sbloccare questo indurimento abbiamo dovuto premere a fondo, dopodiché la frenata è stata aggressiva, ma comunque è stato un fenomeno non piacevolissimo. Prima rotatoria che faccio lentamente, assetto abbastanza, non abbastanza, molto rigido, quando si prendono i dossi si sentono, soprattutto ai sedili posteriori. Sedili posteriori che hanno una particolarità, ve l'ha fatta vedere Luca, scorrono avanti e indietro per aumentare lo spazio a disposizione dei bagagli o lo spazio a disposizione dei passeggeri. Qui siamo nel tratto misto con le buche, testiamo l'insonorizzazione, la rumorosità e il comfort della vettura. Allora, la rumorosità proveniente dall'esterno è nella media, diciamo, non è insonorizzatissima ma non è neanche rumorosa. Come vi dicevo prima, le sconnessioni entrano nell'abitacolo, ma questo è anche un pro, perché quando siamo in fase di guida sportiva sentire la grana dell'asfalto è una cosa più che positiva, e questa Gordini lo dichiara di essere una macchina sportiva. Sedile di guida molto contenitivo, ha le due ali laterali che fanno sì che il busto stia davvero incastrato alla perfezione nel sedile e si adatta bene alle varie stazze. Io e Luca siamo agli antipodi, io abbastanza piccolo, Luca abbastanza grosso, e tutti e due stiamo bene in questo sedile. Consumi, la vettura, se usata in maniera allegra, sta sui 12-13 km al litro, ma questo chilometraggio aumenta se la usiamo in maniera più pacata e più soft. Diciamo che 12-13 km al litro sono la nostra media. Eccoci, test della frenata, scaliamo in seconda, poi vi parlo di marce, di cambio, di frizione. Molto bello tra l'altro il contagiri qua davanti al volante. Pronto alla frenata, Luca preparati. Siamo arrivati abbastanza forte, frenata molto equilibrata e, come dicevo prima, potente. Siamo fermati molto prima del dosso. I 100 cavalli si sentono tutti, su una massa di 1150 kg spingono veramente questa Gordini tanto. Da 0 a 100 mi pare che sia sugli 8.2 secondi, quindi comunque le prestazioni ci sono. Vi parlavo di cambio preciso, innesti secchi, non si impunta mai, quindi molto buono. Abbiamo qua il nostro test della rotatoria. Centriamo fortissimo, proviamo giusto la tenuta. Non ha fatto una piega, veramente ottima la tenuta di strada di questa Gordini. Parliamo di finitura, dopo avervi parlato della parte più tecnica. Allora, le plastiche hanno un aspetto forse un po' povero, ma è impreziosito dagli inserti che abbiamo di serie sulla Gordini in pelle. La palpebra che copre la strumentazione, come vedete, ha queste impunture bianche molto carine, il volante l'abbiamo visto prima, e sono di pelle anche i fianchetti delle portiere in tinta classica Gordini, quindi questo blu impunturato di bianco. Per quanto riguarda il cruscotto, abbiamo qui il grande strumento che ci indica la velocità, ci indica la quantità di benzina, e abbiamo il trip qua con i classici dati che ci dà, quindi consumo istantaneo, consumo medio, autonomia, eccetera eccetera eccetera. Sulla destra abbiamo invece il display dell'autoradio, del sistema di infotainment. Faremo un focus a parte, vi dico solo che ha il Bluetooth di serie, ha l'ingresso USB e ha anche l'aux in per gli ingressi analogici. Tornando agli interni, molto molto spazio, pur essendo una macchina piccola, una macchina compatta. Vi dicevo, intelligente il discorso dei sedili dietro che si allungano e si accorciano in base alle disponibilità e alle esigenze. Abbiamo superato una signora in motorino, eravamo in salita, siamo io e Luca in macchina, quindi non a pieno carico. La macchina ha avuto davvero un grande spunto, questa è la parte più pendente di Montevecchia. Sia se scalo in seconda ma anche in terza riusciamo a salire tranquillamente, la macchina prende giri. Molto bello tra l'altro il contagiri qua posto davanti al pilota, zona rossa 6000 giri, limitatore che entra intorno ai 6500 giri. Direi che per questa Twingo Gordini è tutto. Da Andrea Galeazzi, un saluto a voi amici di HD Magazine Motori.